Salve ragazzi, riprendiamo adesso con la playlist Biochimica Esercitazioni. Nella prima esercitazione abbiamo visto un esercizio sui carboidrati, adesso andiamo a vedere un esercizio su quelli che sono gli amminoacidi. E vedremo appunto questo diagramma di distribuzione ionica, in pratica è una curva di titolazione. E il testo di questo esercizio dice appunto questo: disegnare il diagramma di distribuzione ionica dell'amminoacido, in questo caso vediamo generico, che presenta i seguenti valori di pKa. pKa1 è 2,2, pKa2 è 9,4, quindi ha praticamente due gruppi dissociabili. E già notiamo che non è presente un gruppo R che presenta gruppi dissociabili, quindi ricordatevi che gli amminoacidi sono circa una ventina, ma soprattutto che i gruppi R possono avere a loro volta altri gruppi dissociabili oltre il gruppo amminico e carbossilico dell'amminoacido, appunto. E poi nelle lezioni teoriche diremo perché il pKa dei gruppi carbossilici è più basso di un valore medio rispetto a quello che è 4,6, 4,8, in questo caso è 2,2, è più basso e quindi sarà un gruppo carbossilico più acido se lega nella posizione adiacente un gruppo amminico. Infatti anche questo, che è il pKa2,9,4, è il pKa del gruppo amminico di un amminoacido, quello medio, perché appunto lega il gruppo carbossilico adiacente, mentre il pKa delle amine normalmente è circa 10,6. Ok, quindi sono più bassi, poi vedremo perché. Intanto ho segnato due punti, che è appunto questo 2,2 pKa1, e poi ho segnato il punto 9,4, che è il pKa2. E quando vediamo un esercizio di questo tipo, andiamo subito a calcolarci quello che è il cosiddetto punto isoelettrico. In sostanza, quando noi parliamo di punto isoelettrico, cosa stiamo dicendo? Il punto isoelettrico è quel punto in cui è presente la specie con carica zero, in sostanza, no? E quindi vuol dire che la carica netta è zero. Questo vuol dire appunto punto isoelettrico. Sarà quello in cui, in questo semplicissimo amminoacido, avremo la forma cosiddetta triterionica, in cui è presente la carica positiva sull'azoto amminico, in questo caso azoto ammonico, è una carica negativa sul gruppo carbossilico, per cui stiamo parlando dello ione carbossilato, quindi CO- e NH3 più, considerando logicamente che poi quell'azoto è connesso a un altro carbone, quindi sarà positivo perché ha quattro legami. E l'ossigeno è negativo perché ha perso quel protone, quindi sarà in forma di ione carbossilato. Quindi ricordiamoci il punto isoelettrico. Il punto isoelettrico, quando abbiamo solo due pKa, 1 e 2, e viene calcolato in questa maniera: un mezzo per il pKa1 più il pKa2 dell'altro gruppo. Quindi abbiamo un mezzo per tutto quello che sta dentro la parentesi, 2,2 più 9,4. Facendo questo calcolo, sostanzialmente ottengo 11,6 diviso 2, e il punto isoelettrico, considerando questi due pKa, è 5,8. Cioè io sto dicendo in pratica che punto isoelettrico, quindi è a pH è 5,8, e in questo punto isoelettrico la specie preponderante è sostanzialmente la specie triterionica, parlando di questo amminoacido che ha solo due punti e appunto di due gruppi dissociabili, quindi 2 pKa, pKa1 e pKa2. A questo punto che cosa faccio? Questo l'ho trovato perché voglio andare a sistemarmi questo valore nel diagramma di distribuzione ionica. Quindi che cosa faccio? Equivarrà l'utilizzo di una mole di idrossido per mole di amminoacido in questo caso, e quindi portando su questa linea tratteggiata, in questo caso devo intercettare il valore appunto 5,8, e quindi lo porto così. Ok? Quindi che cosa vuol dire? Che questo punto,
sarà il nostro punto isoelettrico. Andando a fare appunto questo grafico di distribuzione ionica, io so che questo è il punto in cui abbiamo il pKa1, quindi il pH a questo punto sarà appunto un pH 2.2. Attenzione, non ho scritto questo. Questo rappresenta i valori appunto di pH da 0 a 11 in questo caso, e queste sono le moli di idrossido per mole di amminoacido. E cosa vuol dire? Che porto su questa linea tratteggiata per incontrare questo valore di pH, che in questo caso è 2.2. Stiamo intercettando chiaramente il valore del pKa del primo gruppo dissociabile. Quindi facciamo crescere questo diagramma in questa maniera e stiamo dicendo che questa curva incontrerà questo punto, questo salirà e incontrerà questo secondo punto e poi dopo, vabbè, questo sale ancora, ma a noi a questo punto interessa intercettare questo punto che incrocia il valore 9.4, che equivale al pKa della secondo gruppo dissociabile. Ok, quindi questo è il diagramma di distribuzione ionica. Andiamo a vedere che cosa il testo dice, ma anche spiegare il significato del grafico ottenuto. Allora, intanto stiamo dicendo che a pH inferiore a 2.2, intanto scriviamoci amminoacido generico, e stiamo dicendo che a pH sotto pH 2.2 abbiamo la specie ionica di questo amminoacido in cui abbiamo solamente l'azoto carico. Ricordiamoci che appunto i valori di pKa2 per gruppi amminici, in questo caso carichi in un amminoacido, è di 9.4, mentre quello del gruppo carbossilico è 2.2. A questo punto io, sapendo che sono al di sotto del valore appunto di pKa 2.2, posso ammettere che in questa zona ho questa specie, perché ancora non ho raggiunto il pH sufficiente per poter deprotonare questo gruppo carbossilico che ha appunto un pKa di 2.2. Quindi che cosa vuol dire? Che questa specie per me è l'amminoacido che ha carica positiva, quindi c'è un eccesso di carica positiva, quindi scriverò AA più per indicare quella carica positiva. E nel momento in cui io salgo, aumento il pH, cioè sto aumentando quindi le moli di idrossido per moli di amminoacido, sto dicendo che se io qui scrivo arrivo al pH, intercetto appunto il pKa 1, che era appunto 2,2, sto dicendo che a questo punto io ho in percentuali uguali, vediamo un pochino, quindi carica 0, in percentuali uguali avrò la specie carica con una carica positiva, ma avrò per metà anche la specie con carica 0, quindi lo zwitterione. Quindi che cosa vuol dire? Che questa zona, questo plateau, questo primo plateau, chiamiamola zona 1, è praticamente che cosa? Questo primo plateau è praticamente il primo punto di semiequivalenza, cioè sto dicendo che avrò metà specie A più e metà specie A 0. Quindi cosa vuol dire? Che ho per metà questa specie e per metà questa. Se poi aumento ancora le moli di idrossido per mole di amminoacido, posso arrivare a quest'altro punto, cioè come dire che aumentando le moli di idrossido, sto dicendo che, vediamo un pochino, quindi questa specie per noi è la specie amminoacidica, appunto in questo caso abbiamo carica 0 perché è una carica positiva sull'azoto e una negativa sull'ossigeno del gruppo del carbossilato, e quindi sto dicendo che nel momento in cui io arrivo e a questo punto, quindi utilizzando una mole di idrossido per mole di amminoacido, sono a questo punto in pratica,
pH 5,8, equivale a dire che ho il punto isoelettrico. Che cosa vuol dire? Che la stragrande maggioranza di quell'amminoacido è nella forma cosiddetta zwitterionica, in cui appunto la carica dell'amminoacido è pari a 0, quindi sarà AA0, quindi sono praticamente nel punto isoelettrico che noi abbiamo calcolato e abbiamo visto essere 5,8. Se saliamo ancora col pH, quindi mettiamo le moli di idrossido, immaginiamo di arrivare al pH 9,4, che equivale al pKa. Quindi pKa2, questo 9,4, sappiamo che a questo livello che cosa abbiamo? Abbiamo un'altra zona di semiequivalenza, quindi abbiamo un altro plateau in cui sarà presente per metà, quindi 1 a 1, per metà specie zwitterionica e per metà la specie ionica con carica negativa. E quindi stiamo parlando di questo punto. Attenzione, quest'altro plateau è la seconda zona di semiequivalenza. Quindi che cosa vuol dire? Che per metà è presente la specie zwitterionica e per metà la specie con carica negativa. A questo punto, se superiamo questa zona, stiamo ammettendo che stiamo aumentando logicamente anche le moli di idrossido per mole di amminoacido, e quindi sarà razionale pensare che riusciamo in pratica a deprotonare completamente questo gruppo amminico e a formare quella che è la specie ionica in cui c'è un eccesso di carica negativa. In questo caso sto dicendo che questo gruppo amminico, in questo caso è elettricamente neutro, ma è negativo il gruppo carbossilato. E quindi in questo caso sto dicendo che la specie preponderante, una volta che superiamo il pH 9,4, che equivaleva in pratica al pKa 9,4 di questo gruppo amminico, aumentando le moli di idrossido mi spingo a formare sostanzialmente questa specie una volta che supero il pH 9,4. Quindi notiamo come sale questa linea, che a questo punto diventa una curva. E quindi la distribuzione ionica di un amminoacido è data dalla presenza delle moli di idrossido per mole di amminoacido. Aumentando le moli di idrossido, sto aumentando la proporzione appunto degli idrossidi, quindi sarà appunto aumenterà anche il pH e tenderà a deprotonare prima questo gruppo, e vediamo un pochino, andremo a deprotonare prima questo gruppo carbossilico, perché appunto un pKa di 2,2, molto più basso rispetto a questo 9,4. E quindi bisogna aumentare molto le moli di idrossido per poter deprotonare anche questo. Infatti, a questo punto siamo a pKa 2, che equivale a 9,4. Superando questa soglia, in pratica andiamo a ottenere questa specie ionica che appunto è a carica negativa. Scriveremo A-. Allora, questo esercizio, diciamo, era abbastanza semplice, però per cominciare a introdurre il discorso importante, nella prossima, probabilmente l'esercitazione 3, vedremo un esercizio in cui abbiamo tre gruppi dissociabili, cioè in pratica il gruppo R di un determinato amminoacido a sua volta potrà avere un gruppo dissociabile, quindi potremmo a questo punto avere più zone appunto di semiequivalenza, e quindi per esempio tre plateau. Vedremo un esempio con un amminoacido che ha tre gruppi dissociabili. Se avete domande, fatele pure. Se vi è piaciuta questa spiegazione, mettete mi piace, iscrivetevi al canale e condividete il video. Grazie ragazzi.